Ma dopo aver condiviso l'oceano con loro per milioni di anni, le tartarughe hanno sviluppato l'immunità ai loro veleni ed un certo appetito per i loro gommosi tentacoli. Alla fine, la tartarughina non è più solo una preda, ma un predatore. E ora che ha compreso le regole del gioco, sa che c'è molto da mangiare. Gli anni passano in questo mare dimenticato. Ma che importanza ha per una tartaruga qualche anno in più? Il tempo per lei è fatto di secoli, di millenni. I suoi antenati videro i continenti prendere forma più di 200 milioni di anni fa. Sopravvissero ai grandi cataclismi, alle ere glaciali. Sopravvissero ai loro antichi nemici, i dinosauri. È tempo per lei di rafforzarsi, tempo per il suo guscio di consolidarsi e per la sua pelle di spessirsi. Così può diventare una viaggiatrice dell'oceano. Intorno al suo quinto anno di età, quando è lunga quasi mezzo metro, traccia improvvisamente una rotta che l'allontani dal Mar dei Sargassi. Come se i suoi antenati le suggerissero che le sue pinne, come ali, furono create per viaggiare, non per rimanere ferme. E ora lei può nuotare, sicura e forte. Dopo diversi mesi, si ricongiunge alla corrente del Golfo, in tempo per la migrazione primaverile verso nord. Finalmente può continuare il suo viaggio attraverso la grande corrente. E riprendere il suo posto tra gli altri viaggiatori dell'Azzurro Sentiero. Anche la femmina di squalo azzurro è qui. Ma la tartaruga non ha più paura di lei. È cresciuta ormai e la sua corazza è più robusta. E lo squalo, incinta, sta attraversando la corrente del Golfo verso la direzione opposta dell'Atlantico, dove partorirà. È un viaggio che compirà ogni 2 o 3 anni per il resto della sua vita. Come nuota spedita e sicura la femmina di squalo azzurro. E come invidia questa sua sicurezza la giovane tartaruga. A quasi 2.500 chilometri dalla spiaggia natia, arriva nelle acque perigliose del Nord Atlantico. Lontano, sul mare, una tempesta primaverile è nell'aria e si sta dirigendo verso la costa della Nuova Scozia.
onde più grandi di balene, più imponenti di navi. In pochi giorni le onde la trasportano a centinaia di chilometri verso nord-est, perché la tempesta segue un corso diverso rispetto a quello della corrente del Golfo e come una prigioniera la trascina verso la spiaggia. Esausta, non riesce a riprendere abbastanza fiato per rituffarsi tra le onde. Viene gettata così sulle rocce. La terra fa sentire la sua forza. Quasi a reclamarla, come se non l'avesse mai perdonata per il suo abbandono. Le coste frastagliate della Nuova Scozia potrebbero spaccare il suo guscio. Qui hanno perso la vita molte altre tartarughe prima di lei. Anche numerosi pescatori e marinai vi hanno trovato la morte. Solo chi è fortunato sopravvive e può continuare il suo viaggio iniziatico. La tempesta l'ha portata fuori strada, ma lei non si è perduta. Una tartaruga non si perde mai. Attraverso le invisibili linee magnetiche della Terra che corrono da nord a sud, può determinare ovunque la sua posizione in mare. Ha con sé non solo una bussola interiore, ma una vera e propria mappa del mondo oceanico. E un antico disegno segreto. Seguire il sentiero tracciato dai suoi antenati. La via maestra, la più sicura scovata nel periglioso oceano, che la condurrà verso una lontana e ignota destinazione. Dopo solo qualche giorno, riesce a tornare nel flusso della corrente del Golfo. La percorre su, sempre più su, in tempo per l'estate. A 4.000 chilometri dalla Florida del Nord, raggiunge i Grandi Banchi. A metà strada tra il Canada e l'Europa, una corrente fredda proveniente dall'Artico si scontra con il calore della corrente del Golfo e solleva, dal fondo del mare, una densa miscela di sostanze nutrienti. Nella nebbia, creature provenienti dal freddo nord si imbattono in lei. Gli squali elefante ingeriscono grandi quantità di plancton.
Il solitario pesce luna è in cerca di meduse. Forse anche la femmina di squalo azzurro è qui e scivola come un'amica segreta nell'acqua colore di giada. Ora ha paura di un altro predatore silenzioso, l'inverno.